Angelo, non bloccare Chiara su WhatsApp, comunque, perché no, comunque, non ci interessa. Ma a me la prova audio non l'hai fatta. Quindi... Ma chi se ne frega, ma si sente comunque, dai, su. Però basta che non fai questi sbalzi di prima forte poi basso. Parla, no, va bene, dai. Oh, allora, parlo... troppo alto, che c***o è! Oh, ma Dio mio, santino. Come troppo alto? No, ora, vabbè, yeah, sì. Ora parli bene, tu stai zitto per tutto il video, basta. No, aspetta. Va bene, così. Ti sentiamo bene, ora. Ok, perfetto. Bene. Allora, oggi, ragazzi, mettetevi davanti a me perché è una cosa importante. Ho fatto, come vedete, anche qua dai tunisiani, sì, non così avanti, Chiara. Ho fatto delle armature, come vedono i tunisiani. Oh, e ora meno male. Ve le distribuirò, che non sono armature complete, eh. È una spada per ognuno, quindi un'armatura così, vedete? Grazie. Sono bravo, Poi grazie c'è questa. Al ferro che abbiamo preso tutti quanti insieme, perché chiaramente... No, ho preso l'armatura. No, te l'ho dato, cioè, che dico l'armatura, te l'ho data, anche la spada, sì. Perfetto. Ok. Perfetto, quindi ce l'abbiamo tutti. Io ho anche il piccone inferno, ma perché ovviamente, cioè, non è che posso... Esatto. Se avete bisogno di cibo, mi raccomando, ditemelo, No. Va bene, perfetto. Mi raccomando, non parlatevi addosso. E Gabri, tu parla bene, perché sennò. Va bene. Bravo. Ah, senti. Ricordo che l'ultima volta ci sono stati dei problemi. Quali problemi? Sì, problemi seri. Tipo, come dormire. Dobbiamo dormire, ragazzi, perché sennò poi dopo qua non va bene. Ora vado a giocare a Minecraft con i miei compagni. No, non vai a giocare a Minecraft. E tu stai credendo che fai un'offesa a Dunis in questo modo? Ah, giusto, perché loro si amano molto, tunisiani. Questa parte la lascerò chiaramente. Che due... Cosa? Sì, quindi iniziamo immediatamente. Sì, iniziamo. Avevo fatto un piccolo taglio perché purtroppo è successo un piccolo imprevisto. Voi sapete benissimo, ragazzi. Vabbè, a volte possono succedere questi imprevisti. Ma nel video di oggi, tunisiani, cos'è che si andrà a fare? Semplicemente... Oltre alle corbellerie, si andrà a... Sì. Si andrà a fare, a trovare delle nuove cose bellissime, mamma mia. Cioè, Gabri, mi piace che tu l'hai chiesto. Dovremmo andare a trovare un villaggio, perché dobbiamo andare nella Magione. Che è successo, Angelo? Ma... Perché sei uscito? È crashato. Secondo me è un cretino. Sta andando benissimo. Vabbè. Questo video si vede che si può fare, no? Soprattutto con l'imprevisto di prima. Esatto. Insomma, adesso Angelo, vieni, che noi siamo adesso tutti quanti felici. Che bello che ci sei di nuovo. Cosa c'è là, scusate? C'è un tempio là. Ma non è lo stesso della scorsa volta? Non l'abbiamo visto. Sì, dell'altra volta. No, l'abbiamo visto con Gabri nello scorso episodio, Angelo, che tu non c'eri. E quello dell'altra volta, quindi... Era da ammazzare il topo. Ok, allora dobbiamo andare da questa parte. Tunisiani, c'è stato un altro imprevisto tecnico. E Angelo se n'è andato perché purtroppo la sua connessione è fatta... tipo, avete presente questo bastoncino? Ecco, quel bastoncino è quello che lui ha al posto dell'antenna, non del router. Ha un bastoncino. È per quello siamo che... molto dispiaciuti. Non Chiara, che cattiva. No, dai. Aiuta. Vabbè, siamo molto contenti oggi. Guarda, però, perché andrà benissimo. Sì, anch'io. Porca miseria, che vita senza Angelo. Porca miseria. Siamo tutti quanti depressi. Che piangiamo tanto. Scherziamo ovviamente i tunisiani. Chi se ne frega di Angelo? No, scherziamo. No, povero. Se no, poi dopo magari si deprime. Anche, piangere, anche poi. Perché lui mi sa che ci sta sentendo, quindi... esatto. Allora, se vedete dei villaggi in lontananza, mi raccomando, ditemelo. Perché è importante, chiaramente. Perché, come ho detto prima, che qualcuno mi interrompesse, ci servirà a trovare la mappa per la Magione, no? Ovviamente dopo che avremo tutte le cose super in diamante. Diamante, altro che le netherite, tutto quanto. Netherite, sì. Assolutamente. Gabri, però prima di... Che è successo? Ma che cosa te ne frega della mappa? Secondo te è il vanilla questo? Assolutamente no. I lama qua si possono chiaramente uccidere e debellare. No, ti prego. Cos'è? Però tanto... poi il mio unico grande amore. Uccidono Dennis perché sputano. Il lama uccidono per sempre. Sì, perché sputano. Vero, è vero, uccidono, sono molto pericolosi, quindi vieni, Chiara. Ciao, lama amore mio. Ok. Vabbè, purtroppo questa è la fine di una storia d'amore molto triste, molto cupa, ma anche molto felice, perché dopo la fine c'è sempre un nuovo inizio. Ricordatevi, tunisiani, questa cosa. Okay. Mi stai prendendo in giro per caso? Vuoi per caso che ti uccida? No, più che altro sto pensando che troverò un altro lama. Ma che, cioè, è proprio una principessa sul pisello, Chiara, comunque. Una principessa sul pisello? No, sei tu, no, chiaramente. Sei tu.
Vabbè, guardate che bel fiume qua, no? È pieno di villaggi, come potete vedere, a destra e a sinistra, a destra manca. Mizzica, quanti villager? Mi raccomando, dobbiamo stare attenti però, perché qua possiamo morire. Cioè, anche se non ci sono villaggi, ma possiamo morire, Dunisini. Questa cosa è una cosa assolutamente pericolosa che va presa assolutamente in considerazione, ragazzi. Non è che li torniamo indietro, vero? C'è un altro tempio. Ma che due coppele, per dire palle. Però in modo molto meno... Oh mio Dio, stai per cadere, dai. Però ferro. Ma non l'ho fatto, non sono caduto. Perché io sono un bravo, a differenza di qualcuno. Sei un pro. Sì, assolutamente. Allora, però, oh, mi ti permetti di dire no, neanche. Ci preso, me, vabbè, sai. Ma quindi scherzo, questo non è... Sei provero. Grazie, grazie. Quindi qua, Dunisian, in teoria ci dovrebbe essere una nuova cosa. Perché non è lo stesso, dai. No, cioè non è lo stesso tempio. Non è lo stesso. Per forza, se è lo stesso, io uccido qualcuno. Anche... Ok, uccidi Gabri però. Esatto, no. Gabri, mi spiace Gabri, perché poi magari inizi a saper parlare un po' di più. Parla, oh creatura del male! Ma come, non sto parlando adesso. Ora è tutto quanto imbarazzato, parla, sentitelo. Che dai! Ma che non registro da una vita. Ma a parte che lui anche quando registrava non parlava, quindi... più o meno la stessa. Oh, cappero. Attento che se qua cade anche una cosa sulla pressure plate, è la fine. È la fine. Esatto. Ah! No. Sono coglione. E niente. Abbiamo perso tutto. Non sono morto per miracolo signorile. Non sono morto per miracolo. Tiratemi fuori da qui. Tiratemi fuori da qui. No, ragazzi. Vieni, io non so come ho fatto. Grazie mille. No, perché qua è la fine. Come cavolo? Non c'è. Vieni, Dennis. Tutte a te. Grazie, tutte a me, sì. Allora, cerchiamo di stare attenti, Dunisiani, perché prima di morirci oggi dobbiamo stare attenti, per l'amor del cielo. Vedete, il pericolo è sempre dietro l'angolo. No, tu. Sali. Ci fa solo una cosa sulle pressure plate. Sì, sì. Ci vado io, no? Ma che stupido. Sì, vabbè, infatti. Non abbiamo ripreso. Gabri, per l'amor del santo patrono, parla in modo decente. Parlo. In modo capibile. No, non significa avvicinarsi al microfono. Significa non avere imbarazzo e essere sicuri di sé e dire sì, io so parlare, vai. Fai sé. Vai, sì. Bravo, sì. Però più mannaggia il piffero. Più forte. E ce la fai sicuramente. Forte. Ok, bene. Venite, forza, oh creature. Andiamo, forza. Mio Dio, mi stavo cagando addosso. Ho detto, c'è un creeper qua, in realtà era solo... Ma che cappero! Oddio. È di nuovo notte. Scusate, dov'è il mio letto? Penso di averlo... può essere, l'ho perso da qualche parte, secondo me. Comunque, vabbè, casomai... Vabbè. Esco io. Casomai, esatto. Mi spiace. Non fa neanche dormire. Ma infatti, è notte. Cioè, non è ancora notte, mi sa. Dai, che rottura di pippole. Ok, adesso sì. Ok, perfetto, fa dormire. Posso rientrare? Dunisiani? No, un attimo. Dobbiamo dormire in questa notte. Buonanotte. Ok, adesso okay. Sì. Ora potete ravvivarvi. Io ho preso il letto di... Vabbè. Mio. Sì, ormai questo è diventato mio. Ciao. Ah, allora... sembra giusto, no? C'è una pecora. Rubare certo. I letti altrui. Va bene. Questo me lo segno, Lo farai sul chissà dove. Gabri, bravo che stai prendendo del cibo, ma non te l'ho detto io. Assolutamente no, questa cosa. Stavo prendendo la lana per il letto della ciuta. È una cosa che non si fa minimamente. E allora me lo dici però la prossima volta. Guarda, Dennis, okay. vado a prendere le cose. Perché la ciuta ha perso il letto. Perché è stupida la ciuta. Cioè, dico Chiara, è stupida, ha perso scusa, il letto. Scusa, chi è che non ha preso il letto? Sei stata tu. No, sei stata chiaramente tu. No, chiaramente tu l'hai perso. Hai perso il letto. Cioè, sì, Chiara, l'hanno visto tutti rubato, i testimoni. Tutti i testimoni nei commenti dunisiani. Chiara ha perso il letto. Esatto. Che cavolo, su, Chiara. Un po' più di attenzione, sennò qua sono sempre io quello infatti, che ci pensa. Una sbadata. Oddio, c'era un buco qui. Attento a non cadere pure tu, perché magari evitiamo. Che è successo? Ho sentito un coso. Sentite, però io qua mi sto rompendo le palle. Allora, io voglio un villaggio immediatamente, perché siamo da mezz'ora che stiamo comendo come dei capperoni, per non dire qualcos'altro di più brutto. Esatto. Ma altro che qua non sta succedendo niente. Allora, a parte la cosa che stavo per morire, e anche adesso possiamo morire, perché chiaramente... per gli squid. Le possibilità, sì, ma anche qua in Minecraft Hardcore tutto è possibile. Anche Gabri che mi mangia che nelle mordono. Orecchie, vero? Le api che fanno le api? Ecco che schifo. Attenti, le api possono ammazzare in 3 minuti. Vero. Nel senso, okay. Attenti qua, mannaggia. Oddio, voi alle vostre cappe.
grosse. Oddio, lì era morte assicurata. No, raga, è impossibile. Questo video è impossibile. Un pericolo ogni passo. Cioè, qua è impossibile. Ma sì, infatti. Mannaggia alla hardcore, che tanto hardcore ora sta diventando, no? Porca miseria. Mamma mia, sì, sta facendo troppe cose, stanno succedendo. Ragazzi, siamo arrivati, abbiamo trovato qua. Finalmente. Abbiamo camminato davvero tantissimo. E quindi... Ma allora, nulla. Io sto ridendo perché nel frammento è successo quasi una cosa che Chiara sta per morire, purtroppo, un mamma po'. Mamma mia, non me lo ricordare, ti prego. Ti prego. Dennis, il grano. Qua... esatto, bravo Gabriele. Allora, tu prendi il grano. Tu sei l'addetto a prendere il grano. Che il grano, Dunisiani, qua in queste cose è molto utile, vero Chiara? Se non fosse stato per il grano, saremmo morti ormai a questo punto. Infatti, vado a vedere se ci sono letti, va bene? Sì, e questa serie sarebbe già finita ormai. Però non siamo mai morti, per fortuna, anche perché... ovviamente, no? Cioè, chiaramente la hardcore sarebbe già finita. Sì. Una noia. No, ma perché che... Gabri, mi stai spaccando i timpani. Vai tu. Comunque qua non sto trovando niente. Aspetta che mi allontano un attimo. Va bene. Bello. Cosa, Chiara? Non c'è niente di bello. Ok, ma magari la prossima volta parla più forte. Anche tu, Gabri, perché... Oddio. Oh, siamo tipo addormentati. Una roba pazzesca. No, cosa hai aspetta un attimo. Ho trovato il ferro. Ho trovato questa. Buono. Okay. Dammi il ferro. Che bello. Allora... chi è che si merita il cappellino? Chiaramente Dunis, perché è il più scemo. È logico, Stavo per morire prima, quindi... non ho dubbi. Per un momento sono laggato in una maniera pazzesca, perché si era distrutto quanto, quindi... veramente? Sì. Qua l'armatura la tengo io per sicurezza, anche perché poi voi se morite tanto non potete rispawnare. In realtà se muoio io finisce la serie, quindi devo stare attento. Sì, infatti. Se moriamo noi è un'altra cosa, perché... ovviamente, sì. Comunque. Sì. Allora, radunazionamento, venite qua. Ma io vedo... Oddio, ha fatto illuminare la strega. Infatti. Davvero. Che guarda qua sotto. Bacucca. Ho visto. Che schifo quella bacucca. Guarda. A parte che è bellissimo, c'è cioè molto inquietante. Vabbè, allora, dobbiamo cercare un cartografer. Dove Dennis... si trova? Il cartografer non lo so, però c'è un banco da carta. Dennis, da... ma... Dimmi. Il grano lo tengo io, il grano. Allora, no, dammi un attimo il grano, che adesso dobbiamo trasformarlo tutto quanto in panini. Voi, mi raccomando, cercate il cartografer se lo trovate. Ditemi, caspita, c'è un sacco di grano. Ah, porca miseria, adesso possiamo dividerlo in tantissimi pezzi di pane. Tunisiani, dovete sapere che queste cose sono veramente ottime. Cosa stai dicendo, Chiara? Ormai nutriamo solo di pane e acqua. Sì, ma perché... per forza, no? Non abbiamo nient'altro. Siamo poveri. Certo. Io qua sto cercando di dividere il pane in modo equo, però non c'ho voglia, ragazzi. Dai, su, per favore, mica mi fate fare una roba di questo tipo. Adesso vi do 22 panini a testa. Cioè a testa, non è vero. Tu tieni Chiara questo. No, aspetta. Oh, creatura del male, vieni qua e prenditi questo. Poi, tu Gabri. Sono qui. Prenditi, un po' di più, tipo sempre 22, ok, perfetto. E tieni questo, e poi il resto lo tengo io, perché chiaramente, se no, c'è capito, ma così pochi ne sono usciti. No, ne sono usciti un bel po', però quando vi serve, ditemelo. Va che bene, ve lo do. Dai. Dico il pane, non pensate male. No, vabbè. Dai, su. Perché mi dovete far dire queste cose? Ma fate schifo. Non sono io che le dico, siete voi che me le fate dire. Vado a parlare con l'Eron Golem. Ah, cosa vi dite? Ciao. Oddio. Cosa? Ragazzi. No, evita. evita, chiaramente. Perché? Comunque ho trovato del coniglio per terra. È molto buona questa cosa, sì. Mangiatelo, mettilo nel sedere, già che ci sei. No! Sì, però speriamo sia maschio. Dai, che schifo. Vabbè, che schifo. Io l'ho mangiato. Che schifo, Chiara, l'hai mangiato senza cuocerlo. Comunque avete trovato... stai, Fer. Avete trovato il cartografer? No. Non c'è, sono quelli che scambiano il grano per smeraldi. Dobbiamo trovare un altro villager per forza, ragazzi, per forza. Facciamo un taglio. Dennis, ho trovato il villager. Davvero, Gabri? Sì. Oh, bravo. Oh mio Dio, meno male, signore. Insomma, no, abbiamo davvero viaggiato un sacco. Infatti siamo ancora nel deserto, però ne abbiamo trovato un altro di villaggio. E questo è il cartografer? Sì. Oh, grazie. Allora, praticamente questo, da quello che ne so io, poi dimmi se è giusto, Gabri, perché tu sei quello esperto di queste cose. Allora, praticamente, grazie Chiara
per aver raccolto questo grano. Allora, praticamente, questo cartographer, in teoria, dovrebbe... dobbiamo fare tipo dei trade per farci dare la mappa della Magione, che esatto. è quella struttura super difficile e super complicata di Minecraft. Ed è davvero difficile, Dunisiani. Io vi consiglio di andare molto preparati se ci andate lì nella Magione. Quindi è giusto, Gabri? Perché, sì, esatto. Perché per ora io non vedo, quindi dobbiamo procurarci prima di tutto della carta. E direi che queste cose sono anche molto semplici, ragazzi. Direi che... delle canne da zucchero. Ok, molto buono, molto buono. Io direi che per il prossimo video, quando lo faremo, direi di prepararci con queste cose. Intanto però esploriamo per l'ultima parte di questo video questo villaggio. Che bello, voglio questo letto azzurro. Esatto. Okay. Prendiamo anche i letti, quello che c'è dentro. Qua io, ok, vediamo. Ok, ho visto anche questa cosa che in teoria dovrebbe continuare, mi pare. Vediamo. Molto bello, devo dire, questo villaggio è anche molto più bello. All'avanguardia, esatto. Sì, molto molto più bello. E anche rialzato, come vedete. L'altro era brutto, era troppo. Sì, cioè... sì. Ovviamente, Dunisiani, noi l'abbiamo già esplorato questo perché siamo visti, chiaramente, quella era una scenetta iniziale. Noi abbiamo esplorato 30 villaggi finora perché... Però, che poi non è manco stato Gabri che ha trovato il villager, è stata Chiara. Però vabbè, questo è un altro conto. Che sciocchino. Però abbiamo detto, vabbè, fallo tu, dai, Gabri, fai quella scenetta. Perché sennò era troppo noioso, no? Povero Gabri. Che deve fare queste cose. Però devo dire... parkour? No, se ci riuscite, se no non fatelo. Ma ecco. Perché sono sempre io a cadere alla fine? No! Almeno nell'acqua. Hai visto? Sì. Vabbè, Dunisiani, fateci sapere se volete che continuiamo questa hardcore qui nei commenti sotto. Parlate con noi. E boh, scrivete tipo... chi scrive per primo l'emoji, tipo l'emoji che fa tipo così... No, non della cacca. Ne fa... tutta quanta così... che ride con le lacrimucce, no? Esatto. Gli do il cuore e gli commento bravo. Me lo devo ricordare, però ricordatemelo, ragazzi, anche voi. Perché se no non mi ricordo, poi magari gli do solo il cuoricino. Che tieni, c'è qualcosa che tieni. Ma vai a quel paesino piccolino. Oh, senti. Quindi niente, Dunisiani, noi direi che ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao.